E abbiamo ascoltato sempre qui nuovamente in diretta su Rid 96.8 un capolavoro di Mattia Bazar del 1985, Ti sento, interpretato da un trio musicale italiano, mio caro Antonio, riconosciuto nel mondo come il primo gruppo tutto al femminile di crossover opera pop. Loro sono tre soprano, bellissime, la loro scalata al successo è partita dalla Germania e poi si è diffusa in tutto il mondo. Sto parlando di Giorgia Villa, Stefania Francabandiera, Mara Tankis, sono appassionante, ciao ragazze! Ciao! Ah, anche il saluto in coro, bellissimo! Come state? Bene, bene, siamo felicissime di avervi stamattina con noi. Ma noi ci siamo già conosciuti, comunque loro non si ricorderanno mai di me. Sì, che ci ricordiamo. E dove ci siamo conosciuti, vediamo. Ma c'è mio marito lì? No, non lo so. No. Sei il marito, lo so. No, Antonio è mio papà, quindi mi manca sta cosa. Vediamo. Allora, Cesare, Stefania ha sbagliato marito. Ah, ok, succede, guarda. Allora ragazze, tantissimi, voi avete un successo ormai planetario, sì. Poi anche dopo la trasmissione televisiva di Chiambretti, che abbiamo avuto modo di seguirvi in Italia attraverso le nostre televisioni, ma voglio fare una domanda ad ognuna di voi, inizierei con la prima. Chi è single? Questo magari ce lo svelerete dopo, ma come avete vissuto questo lockdown? Allora, con chi comincia? Comincio io, sono Stefania. Vai, ciao. Stefania. Ciao a tutti. Guarda, l'abbiamo vissuto, sai, comunque con la frustrazione di non poter esprimerci musicalmente, però sempre unite anche a distanza ognuna da casa propria. Abbiamo avuto la possibilità di esprimerci attraverso l'Alleluia di Cohen, dedicato ai medici, agli infermieri, che sono stati gli angeli, i protagonisti di questo triste episodio, questa triste parentesi storica che speriamo termini presto. E poi abbiamo anche scherzato e giocato con il grande Freddie Mercury, con i Queen, con Bohemian Rhapsody, un video da casa che poi è stato montato dal grande Mauro Borsellino, che qui presenta, il nostro manager, dove ognuna di noi era in cucina a cucinare, preparava roba culinaria. Abbiamo fatto una nostra versione della Bohemian Rhapsody, che è stata bella, è piaciuta a tutti, e quindi insomma abbiamo cercato di tenerci vive in questa maniera, sempre mai abbandonando la musica, siamo state sempre molto unite anche a distanza. Ok, passiamo alla seconda domanda. Antonio, dai. No, io volevo. Sono curioso, visto che comunque anche io amo la musica e voi avete un successo in tutto il mondo, visibilità. Com'è passare dalla TV allo show reale? Ecco, come vi comportate? Come vi interfacciate con questo, con i cambi, diciamo, dalla TV allo show? Allora, ciao a tutti, io sono Giorgia, ti rispondo io. Beh, allora, sono due emozioni completamente diverse. Partiamo dal presupposto che noi siamo animali da palco, quindi amiamo avere un pubblico, la musica dal vivo che ci suona alle spalle, quindi per noi la normalità è stare su un palco, cantare dal vivo e prenderci i nostri tempi e i nostri spazi. La televisione è tutt'altra cosa, certo. È un'emozione sicuramente molto molto forte, ma diversa, devi far parte di un nucleo, di un progetto, e in quanto tale hai minuti e tempi a disposizione che non sono gli stessi del palco e del live. Però sicuramente è un modo di interagire con il pubblico molto molto interessante ed emozionante. Bellissimo. Cesare, sono Cesare? Sì, sono io, c'est moi. C'est moi, mia cara. Cesare, senti, sono Mara, vorrei approfittare per dirti una cosa molto importante per noi. Noi siamo uscito il nostro ultimo lavoro, appunto, che è intitolato Piccoli Frammenti, sì. Che potrete trovare in tutti i digital store, in tutte le piattaforme digitali, e diciamo che un po' racchiude quella che è l'essenza di appassionante, no? Non ho capito che Chiambretti. Beh, è bello quello che stavi dicendo. Dicevo intitolato
No, ma è bello, continua. Questo è Vox Populi. No, vai, ma più che altro sta facendo. Ti passo per cazzola. Cioè, no, se... perché qui fanno tutti i gesti, Cesare, dovresti e vedevo dei gesti, delle mani, io non sapevo, Cesare. Forse parlavano di te, Cesare. Ma parla tranquillamente. Raccontaci di questo nuovo progetto, che poi era la mia domanda, ma vai pure. Esatto. Guarda, per noi fin dal principio, quando Chiambretti ci ha chiesto di partecipare prima Matrix, poi alla Repubblica delle Donne, il nostro intento è stato quello fin dall'inizio di proporre ad ogni trasmissione qualcosa di originale, qualcosa che, come ti dicevo prima, in qualche modo rappresentasse la nostra essenza, quello che è appassionante. Come sai, i tempi televisivi sono sempre molto, molto brevi, quindi il nostro intento era quello di non rinunciare all'interesse del brano, ma cercare di estrapolare quella che era appunto l'anima. Ecco perché piccoli frammenti. Quindi vi invito veramente ad ascoltare questi brani, perché c'è un lavoro veramente fantastico anche del nostro manager Mauro Borsellino, che ha dovuto riarrangiare questi brani che non facevano parte in qualche modo del nostro repertorio. Quindi è stata una sfida davvero coraggiosa e ambiziosa. Ma infatti tu parlavi proprio di Mauro, e io vorrei parlare con la regia, che sicuramente è l'artefice dei segni e dei vari gesti che hanno creato un po' così di confusione. Mauro Borsellino, ciao Mauro. Sicuro che ti conviene, ciao Cesare. Allora Mauro, innanzitutto, perché appassionante? Questo nome è stata una scelta tua? Lo devi considerare come un contenitore appassionante, innanzitutto perché, essendo nati in Germania, loro volevano un nome, un suono italiano, quindi siamo poi approdati ad Appassionante, che col tempo davvero per me è diventato una passione questo nome, proprio perché racchiude tutto quello che c'è dentro nel nostro intento, cioè di essere appassionati e di dare passione alla gente. Tra passione e emozionante. Esattamente, considera che all'interno c'è anche il prefisso passion, quindi in inglese, quindi c'è tanto dentro, però ripeto, più che un nome è un contenitore per me, e quindi sono molto felice di portare questo marchio in giro per il mondo. Allora Mauro, vuoi ribadire dove i nostri ascoltatori possono trovare le vostre ultime novità e il vostro ultimo progetto? Come fanno ad ascoltarvi e a seguirvi? Allora, intanto col prefisso appassionante le trovate ovunque, quindi da Facebook a Instagram al sito, che è comunque il .it, appassionante.it, e poi per quanto riguarda i prodotti, su tutti i digital store trovate tutti i loro 5 prodotti già pubblicati finora. Okay. Non ne potete perdere, insomma. Mauro, ho qui il matto di Antonio delle Donne che vuole farvi una domanda. No, una domanda. C'era un saluto d'Albano che voleva salutare Albano. Ah, c'è Albano, il mio pensiero se ne va. Questo era il saluto di Albano che voleva salutarvi così, capito? Chi passa dove andrà? Ma che emozione! Sono almeno tre piotte, stavo tre piotte almeno! Ragazzi, ero io, era ma. Fantastico, grazie. Ragazzi, guarda che ero io, eh. Ah, eri tu, Mauro. Allora, complimenti. Complimenti davvero. Allora, Mauro, io ti ringrazio l'Appassionante per essere stati qui con grazie noi, ospiti di Vox Populi. Noi vi seguiremo sicuramente. E rimanete, mi raccomando, sintonizzate con noi. Sì, possiamo salutare anche gli amici di New York su Radio ITN e amici di Tenerife su Radio Axel 24. Ma no, assolutamente. Ma grazie mille, ragazzi. Grazie.